Il primo Natale di Libet con il principe Harry e Meghan Markle sarà probabilmente molto diverso da quello del loro figlio maggiore Archie. Archie Harrison, 2 anni, ha trascorso il suo primo Natale in Canada con il principe Harry e Meghan Markle. Tuttavia, quest'anno, la coppia reale sembra destinata a trascorrere il Natale in California. Il primo Natale della coppia con il figlio è stato trascorso in un lussuoso lodge canadese sull'isola di Vancouver, dove sono stati raggiunti dalla madre della duchessa del Sussex, Doria Ragland. La signora Ragland ha vissuto brevemente con la coppia quando hanno portato Archie a casa per la prima volta a Frogmore Cottage. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dato il benvenuto alla coppia, twittando: "Principe Harry, Meghan e Archie, vi auguriamo tutti un soggiorno tranquillo e benedetto in Canada." Sei tra amici, e sempre il benvenuto qui. All'epoca, la gente del posto riferiva di aver visto il duca e la duchessa fare jogging nella città canadese di North Saanich e altri li avevano visti fare un'escursione nel parco regionale di Ort Hill sull'isola di Vancouver. All'epoca, un portavoce del palazzo disse: "Avendo trascorso gli ultimi 2 Natali a Sandringham, le loro altezze reali quest'anno trascorreranno le vacanze come una nuova famiglia." Con la madre della duchessa Doria Ragland. E ha il sostegno di Sua Maestà la Regina. Tuttavia, quest'anno, sembra che la coppia trascorrerà il primo Natale come una famiglia di 4 persone nella loro casa di Montecito. In precedenza, si ipotizzava che la coppia potesse tornare nel Regno Unito con Lilibet, per trascorrere il Natale a Sandringham con la Regina. Ma la crescente minaccia di Covid-19, a seguito dell'emergere della variante Omicron, ha reso estremamente improbabile il ritorno della famiglia nel Regno Unito. Il principe Harry è tornato nel Regno Unito solo in 2 occasioni da quando si è trasferito negli Stati Uniti, e nessuna volta con sua moglie e i suoi figli al seguito.